livello microscopico, il calore lo dobbiamo immaginare come questa energia di agitazione termica che viene fornita a un sistema fisico. Per esempio, un solido inizialmente a una temperatura minore, quindi più freddo, le sue particelle si agitano e vibrano in modo caotico, pur restando nelle loro posizioni dentro il reticolo cristallino. Se noi somministriamo calore a questo solido, le sue particelle inizieranno a vibrare sempre più forte. E la stessa cosa la dobbiamo immaginare per i liquidi e per le particelle dei gas che si agiteranno sempre più violentemente man mano che noi forniamo calore al sistema. Il calore fornito ha un segno positivo, invece il calore ceduto ha un segno negativo, nel caso in cui un sistema fisico venga raffreddato e portato a una temperatura più bassa. Bisogna stare attenti a non confondere il calore con la temperatura. La temperatura è una misura di quanto è violenta l'agitazione termica delle particelle di un sistema fisico. Il calore invece, se ha segno positivo ed è somministrato al sistema, è energia di agitazione termica che entra nel sistema. Cioè non è l'agitazione termica, ma è l'aumento di agitazione termica. Quindi il calore è un'aggiunta, un incremento dell'agitazione termica di un sistema, oppure una diminuzione dell'agitazione termica se questo calore viene tolto al sistema. È un po' come avere dei soldi nel portafogli. Se io ho 100 euro, quella è la temperatura. Se ricevo 10 euro in più, quello è calore che entra nel sistema e va ad aumentare la temperatura del sistema. Infatti, i miei 100 euro salgono a 110. Viceversa, se io perdo 10 euro, quello è calore che esce dal sistema e la temperatura diminuisce. Quindi, in conclusione, la temperatura misura in qualche modo l'agitazione termica delle particelle, cioè questo movimento caotico e disordinato. Il calore invece rappresenta l'aumento di questa agitazione termica, se è un calore che entra nel sistema, un calore positivo, oppure la diminuzione di questa agitazione termica, se è un calore negativo che esce dal sistema.